Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60 e il 30 per uno. È l'incoraggiamento che Gesù ci vuole dare dinanzi alle difficoltà dell'ascolto della sua parola. Egli vuol dirci che seminare è sempre un atto di fede nel seme e nella terra, così come vivere è sempre un atto di fede in Dio e nell'uomo. Il dono della fede fa ascoltare la parola, quello della speranza la fa custodire e crescere, quello dell'amore permette che fruttifichi. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle pellegrini, marcianti di tutta Italia. Stasera l'incontro con la misericordia di Dio ci ha fatto essere molto creativi e abbiamo ricordato musica dopo magari tanti giorni di marcia in cui la musica che ascoltavamo era quella un po' più adatta alle nostre liturgie, al nostro inno. Eppure questa veglia stasera ci viene donata per ricordarci quello che sta per accadere. Stiamo per essere seme di nuovo gettato nel campo del mondo, dove i rumori, le musiche si confondono e dove non siamo chiamati a metterci da parte, dove siamo chiamati ad ascoltare insieme quelle melodie, quelle musiche. Siamo chiamati a portare frutto, a portare quel 100, responsabili di un dono ricevuto, non di tanti doni. Sì, di tanti doni dobbiamo avere una responsabilità, ci sono tanti doni ricevuti alla marcia, quel gesto, quell'amicizia nuova, quel volto nuovo. Ma vi chiedo in 20 secondi di silenzio di fare memoria nel vostro cuore, di riportare alla luce del vostro cuore un'immagine dove avete avuto lungo il cammino di questa marcia fino arrivando qui alla Porziuncola quel dono che è l'incontro con la misericordia di Dio. Richiamarlo nel segno di quel gesto, di quell'incontro, di quella parola, di quell'abbraccio. Richiamare quel momento è il dono che oggi siamo chiamati a diventare responsabili per portare frutto il 100. I nostri fratelli marciatori pellegrini della Puglia e del Molise ci hanno fatto il dono di riascoltare questa parola stasera che ci ha fatto marciare, la parabola del buon seminatore. Ci hanno fatto il dono di riascoltarla sotto un invito prezioso, quello di Francesco d'Assisi, che dice: voglio baciarvi i vostri piedi. C'è un modo per riascoltare questa parola che ci è stata donata, la parabola del buon seminatore, quella che sui nostri libretti era la tappa zero, per farla diventare la tappa 1 del nuovo cammino che ci aspetta una volta tornati a casa. Riascoltiamo questa parola, ma la riascoltiamo in modo nuovo, dopo che i nostri piedi hanno fatto un bel pezzo di strada. Siamo chiamati a riascoltarla da lì. I nostri piedi custodiscono su questa strada della misericordia, della marcia francescana 34esima di quest'anno, custodiscono il dono della misericordia. Come è avvenuto in ciascuno di voi, come avete in ciascuno di noi, la mia è stata la 13esima marcia quest'anno che ci ha toccato. A me è successo poco prima di arrivare qui, dove qui c'è il segno dell'incontro con la misericordia, questo spazio sempre sacro a cui Dio rimane sempre fedele, segno della sua misericordia, questa Porziuncola. Entrare qui quest'anno per me ha significato portare dentro il volto semplice di un bambino. Era arrivo torto e fra Fabio, mio fratello sacerdote, mi confessava. E mentre dicevo questi peccati, anche con la fatica, alcune volte io un po' logorroico, un po' razionale, 20 minuti stasera, un po' logorroico, un po' razionale di pensare ai miei peccati, mentre li dicevo a questo mio confratello, anche lui dal volto buono, questo bambino si è fermato, non aveva neanche 2 anni, e mi ha fatto ciao, ciao. Entrare nella Porziuncola ha significato questo, quel bambino, quel bel volto di Dio che Dio ha donato all'umanità, non l'ha donato solo ai genitori, a quella mamma che ha fatto la fatica di portarlo in grembo. C'è una solidarietà tra noi quando siamo alla marcia, la riscopriamo sempre, una stessa umanità ci appartiene. Quel volto di quel bambino è il volto della misericordia di Dio che mi saluta con tenerezza e dice: anche se tu stai facendo lo sforzo di dire i tuoi peccati, io ti guardo e ti guardo bello. Dio non aspetta
perché io faccia lo sforzo di raccontare i miei peccati per poi riguardarmi bello. Dio mi guarda sempre bello. Sono io che faccio la fatica di mettermi in cammino per accogliere e riaccorgermi di quello sguardo che Lui non toglie mai da me. Spero che la marcia di quest'anno ci abbia tolto l'inganno profondo del nostro cuore che lega giudizio a salvezza e che lo lega sempre in un modo che non è cristiano, che non è evangelico, che non è come ce lo racconta Gesù. Noi spesso pensiamo che la salvezza sia frutto del giudizio. Mi comporto bene, divento terreno buono, ce la faccio, ascolto finalmente sta parola, faccio tanti frutti, do il 100 e quando arriverò sotto quello sguardo di Dio, siccome avrò fatto tante cose buone, il suo giudizio sarà buono e Lui mi darà la sua salvezza. Questo non è il Dio di Gesù Cristo. Questo non è il modo per leggere questa parabola. Dio ci viene incontro e nella sua mano porta questa parola nuova che è il seme di suo figlio che vuole fecondare l'umanità e la parola di suo figlio è salvezza gratuita. Gesù dirà nel Vangelo: non sono venuto a condannare nessuno, chi si condanna è quelli che non ascolta la mia parola. Prima viene l'offerta della salvezza e il giudizio lo accoglierà soltanto coloro che si sono messi sotto giudizio. Non è Dio che giudica cattivamente qualcuno, che restituisce in modo retributivo quello che abbiamo fatto la nostra vita, è Lui che dona prima salvezza. È quella salvezza donata che ci permette di essere liberi dal giudizio che spesso ci portiamo dentro, che spesso offusca il volto di Dio. Allora stasera dobbiamo accogliere questo dono di misericordia, perché prima di portare il 100, il grande miracolo che Gesù opera in mezzo a noi, che ci viene incontro come unico seme buono, come unico seme di grano che ci permette di essere una spiga insieme a Lui, di grano che fa buon pane. Questo unico seme buono che è Gesù, nel dono dell'incontro con la misericordia del Padre, ci vuole donare il dono di essere uno. Noi potremmo moltiplicare per 100, 0, nulla. L'inganno del mondo, l'inganno della seduzione, l'inganno della strada, l'inganno del terreno roccioso, e non è altro che farci vivere una vita in cui noi non diventiamo uno. Non diventiamo con Gesù questo seme. Ecco perché poi non portiamo il 100, il 30, il 60, perché se moltiplichi 30, 60, 100 per 0, rimani 0. Non diventi 30, non diventi 60, non diventi 100. Abbiamo il rischio nella nostra vita di rimanere 0 e Gesù ci viene incontro, perché noi siamo tutti questi terreni. La marcia mi ha donato questo a me, mi ha aperto lo sguardo su questa misericordia di Dio che ci rigenera sempre insieme. E Gesù questo fa. Mi ricordo, era la marcia del 2009, c'era una ragazza che mi era entrata nel cuore perché nel suo racconto ero responsabile all'epoca della marcia del Lazio Abruzzo. Questa ragazza mi raccontò tutto il dramma di essere ormai una ragazza a 19 anni di strada. Ormai una ragazza di strada. Era un seme, la sua vita, gettato sulla strada. E non credeva a quello che raccontavamo, partecipava alla gioia dei canti, ma poi non partecipava alla gioia intima dell'Eucaristia, quel pane non è per me, non mi posso nutrire, non si è confessata, non si è fatta la comunione quell'anno. Ma subito dopo la fine della marcia venne a cercarmi e mi disse: guarda Fra Alessà, hai parlato tanto, dicevano che eri bravo, hai parlato bene, io ti ho voluto bene, ma sai cosa, oggi perché sto qui da te? Perché quando hai abbracciato tua sorella, marcia del 2009, alla fine, una volta passato dentro la porziunque, mia sorella faceva la marcia da cuoca, ti sei messo a piangere e l'hai guardata in un modo bellissimo. E quando poi hai abbracciato a me, il tuo sguardo non era cambiato. Allora ho detto: questo mi vuole bene, non vuole bene solo alla sorella. Posso essere anch'io una tua sorella amata, ma aiuti a uscire fuori dalla strada? Questa ragazza ancora lotta, è il 2014, questa ragazza ancora lotta con tutti coloro che l'hanno voluta sulla strada e che ancora quando passano lo riconoscono solo come un seme gettato lungo la strada. Gesù viene sulla sua strada, viene sulle nostre strade, come a quella donna del Vangelo di Luca, quella donna di strada che quando ha saputo che forse Gesù poteva toccarla in modo diverso, entra dentro quella casa e accetta quel gesto di tenerezza che gli ricrea la vita, quella prostituta di Luca nel capitolo di Luca 7. Gesù è un seme che, buttato sulla strada, ha il potere di rompere il cemento, l'asfalto e di far nascere fiori anche sull'asfalto. Ha il potere di salvare quei semi che il male che noi creiamo, che il maligno crea, quando non ci sappiamo guardare con lo sguardo di quel bambino, ci porta via la vita.
Gesù viene a essere un seme sulla strada. È stato colui che è stato gettato sulle strade della Palestina, di Israele, ha raggiunto le nostre strade, ci è venuto incontro. Non abbiamo marciato per meritare la misericordia di Dio, abbiamo marciato per rendere capace il nostro cuore di accogliere la misericordia di Dio. E quando il nostro cuore accoglie la misericordia di Dio, nel nostro cuore si genera un pezzettino di terreno vergine, fertile. Qualsiasi peccato tu abbia fatto, qualsiasi idea della sporcizia tu abbia, quando incontri la misericordia di Dio, è capace di creare nel tuo cuore un pezzettino di terreno vergine, fertile, come questo luogo qui. Una piccola porzione nel tuo cuore è sempre davanti agli occhi di Dio vergine, capace di generare vita, di essere tolto dalla strada. È questo che dobbiamo riportare una volta tornati nel nostro mondo, sapere che dentro di noi c'è questo luogo vergine che Gesù ci permette di riabitare, che Gesù rende bello. C'è una parte del nostro cuore che è già salvata, c'è una bellezza in noi che già esiste, non dobbiamo crearla, non dobbiamo conquistarla. E questo è difficile, perché potremmo invece tornare a casa e pensare che dare il 100 significhi chissà che cosa dover fare di cose giuste, invece essere innanzitutto custodi di questo incontro di misericordia, desiderare con Francesco d'Assisi di andare via dalla porziuncola e diventare come lui, come Gesù, capace di essere un seme buono che ha il coraggio di coinvolgersi nella vita. La parabola finisce con una frase bellissima: chi vuol comprendere comprenda, chi ha orecchi per ascoltare ascolti. Chi è che comprende? Soltanto coloro che hanno il coraggio di coinvolgersi con la vita. Soltanto coloro che non si mettono a tavolino a dire vediamo un po' quello che mi è successo e dovrò decidere di fare cosa di quello che mi è successo. Ma tutti coloro che invece, toccati da un evento, diranno sono responsabili di questo evento. Maestro del coinvolgimento è Francesco d'Assisi. In questo luogo, in questa porziuncola, è capace di quell'ascolto che comprende la parola e non è un ascolto superficiale, perché lui già si trovava in cammino. Siccome non penso che tornerò a parlare in un'assemblea così numerosa alla porziuncola, mi permetto anche di dire che non credo che il primo biografo di Francesco abbia capito veramente quando Francesco a San Damiano ha ascoltato quella voce del Signore che gli ha detto va e ripara la mia casa, non vedi che è rovina? Il biografo commenta che Francesco, riparando quella chiesetta di San Damiano, fraintese quello che Gesù voleva dire. Francesco non ha frainteso per me. Poi intanto non è detto che mi richiamano, quindi non ha frainteso per me Francesco. La domanda a cui Francesco risponde è la domanda che permette di passare da una vita da spettatore a un protagonismo che ti coinvolge nella fede. Francesco, non vedi che la mia casa è in rovina? Francesco, cosa vedi? Noi spesso facciamo precedere a questa domanda invece cosa devo fare? E allora poi diventiamo magari persi nei nostri pensieri. Oddio, che devo fare? Ma se faccio questo porta 30, ma forse se faccio questo porta 60, che devo fare? È buona questa domanda, ma non è la prima. Una volta che ti ha incontrato la misericordia di Dio, devi essere responsabile di questa gioia che ti ha acceso dentro, di questa gratuità della vita, che possiamo ricalpestare le vie dei nostri luoghi con gratuità. E la prima domanda è, tornati a casa, cosa vedo da riparare? Quella chiesetta, inizio a ripararla e mi metto in cammino, faccio il passo che so fare, non attendo un passo che devo fare, faccio il passo che so fare, subito divento responsabile, non nascondo quell'evento che mi ha toccato il cuore. E Francesco ha iniziato a essere pellegrino, a riparare San Damiano, una seconda chiesa, poi una terza chiesa, qui alla porziuncola, era già in cammino, faceva i passi che sapeva fare. Lì l'ascolto del Vangelo, mentre lui era in cammino e si coinvolgeva, comprendeva sempre di più, diventava sempre più quel pezzettino di cuore toccato dalla misericordia, terreno buono nel suo corpo, nella sua carne, nella sua vita. E diventò capace di accogliere quella parola con un entusiasmo nuovo. Si raccontava nel Vangelo di quel giorno di andare due a due, pellegrini, senza niente, in sobrietà. Francesco fu toccato dentro. Questo voglio, questo desidero. Voglio fare con tutto il cuore, questo bramo fare con tutto il cuore. Francesco d'Assisi ci insegna che diventare pellegrini, essere pellegrini, è una condizione che va oltre essere marcianti. Non dobbiamo riportare la marcia
della nostra vita quotidiana. Non dobbiamo scegliere se di usare le cose che abbiamo usato alla marcia, non dobbiamo avere nostalgia delle bacinelle per la marcia che l'ha usata, per dormire a terra chi ha dormito a terra, non dobbiamo avere nostalgia di queste cose, ma comprendere che quando ti metti sulla strada c'è un essenziale che torna a colpire i tuoi occhi, ad aprire i tuoi occhi, che ti rende una persona più libera, capace di avere il coraggio di comprometterti, di coinvolgerti, per il poco che sai, per il poco che sai, di fare quei passi per il poco che sai, come quando marciavamo, ma quando si arriva, marcia per quel poco che sai, finché ce la fai a portare quello zaino, marcia così, poi sai chiedere aiuto, chiedi aiuto, impara a chiedere aiuto, impara a comprometterti insieme. Gesù vuole trasformare la nostra vita in un seme buono come Lui. C'è un'immagine di tenerezza che sta tra le righe di questo Vangelo, il calore di questa mano del contadino che tra le mani vuole avere tanti semi buoni da gettare in tutti i terreni del mondo, in quello sassoso, in quello pieno di rovi, in quello sulla strada. C'è un desiderio di Dio che vuole convertirci, farci diventare capaci di accogliere la sua misericordia, avendo il coraggio di comprometterci, perché Lui ci tiene in questa mano come semi della sua generosità, ci vuole bene. La sua misericordia, quando ci incontra, accende in noi il motore della solidarietà, non ci può far vivere senza fratelli, ci porta a voler essere semi buoni come Gesù, l'unico seme buono che è Lui, il seme di grano che sa cadere in terra, sa morire, sa marcire, sa portare frutto su tutti i terreni. Opera in noi il miracolo del cento, perché una volta che ci lasciamo conquistare da Lui, come Francesco fece qui, dal Vangelo di Gesù Cristo, allora diventiamo capaci anche noi di essere semi disponibili, una volta coinvolti con Lui, a lasciarci consegnare. Ciò che ci dà forza è il calore di quella mano, è pensare che la nostra vita non finisce tutto qui, che il cento che devo portare nella vita non è il frutto dell'efficienza, del risultato a tutti i costi di quello che so fare nella vita, ma il frutto che dà il cento è vivere trasparentemente e non efficientemente con l'umanità bella di Gesù Cristo. Io assomiglio a Lui, devo avere il coraggio di diventare un uomo che assomiglia a Lui, una donna che assomiglia a Lui, capaci di donare al mondo questa trasparenza, di incontrare i nostri fratelli sulla strada, sui terreni sassosi, sui terreni pieni di spine, andare lì a coinvolgerci con loro in quella vita e lasciar vedere quella trasparenza della misericordia di Dio che ci ha toccato il cuore. Gesù ha fatto questo tutta la sua vita. Pensate, alla fine il suo seme, il suo corpo d'amore, quel chicco di grano, sceglierà di morire in un terreno sassoso, sul Golgota, dove c'era solo roccia. Eppure in quel terreno dove c'era solo roccia, dove altri semi ormai erano in balia del male, i due ladroni, uno noi diciamo che è stato buono, solo perché ha riconosciuto Gesù, non è stato buono, ha avuto il coraggio di rispondere alla domanda: cosa vedo? Vedo un uomo che muore trasparentemente con amore. Quello che noi chiamiamo un buon ladrone non è un uomo che improvvisamente è stato capace di bontà, è stato capace di onestà. Su quel terreno sassoso della sua vita, dove non portava più frutto, ha trovato il seme di Gesù in croce. Un uomo buono Gesù, lui era l'uomo buono, trasparente di quell'umanità, di quell'amore. Ha avuto il coraggio di chiedere: Signore, ricordati di me. E Gesù gli ha dato il cento. No, la vita vera non è ricordarci. La vita vera è appartenerci, sarai con me. Allora, fratelli, sorelle pellegrini, credete più alla misericordia che ci ha incontrato in questa marcia, in questo luogo, in questa porziuncola. Crediamo di più, diamo più fiducia a questa misericordia, che magari è solo un pezzettino del nostro cuore, ancora incatenato, ancora confuso, ancora soffocato. Diamo più fiducia a questo pezzettino di cuore toccato dalla misericordia, perché ha il potere di trasformare la nostra vita. Al potere, come è successo a quella prostituta di Luca, che ci racconta Luca, al potere di trasformare la nostra vita e di non lasciare la nostra affettività a un destino di separazione da noi. Possiamo diventare uno con le nostre passioni, con i nostri desideri, con i nostri gesti di tenerezza, con la nostra aggressività. Possiamo diventare uno. Non stiamo in balia di queste forze pulsionali che ci dividono. Gesù viene ad incontrarci sulla strada.
dove non siamo capaci di prendere direzioni, ci fa uno se diamo fiducia alla sua misericordia. Possiamo essere come quel ladrone ormai toccato dalla cattiveria, dal fallimento, dalla lotta. Gesù viene e trasforma quella rabbia se dai fiducia alla sua misericordia e ti fa uno. Non fa il tuo cuore diviso dall'odio, dal rancore, dalla separazione, ci fa uno. Gesù è capace di farci uno. E se noi diamo fiducia a Lui, se la memoria della marcia sarà tornare da pellegrini nelle nostre case, nei nostri lavori, nei nostri luoghi, nel nostro studio, da pellegrini per rimanere fedeli a Lui, non a me che ce l'ho fatta o non ce l'ho fatta, a me che ce l'ho fatta a portare lo zaino, che ho fatto questa cosa buona, no, se avremo il coraggio di tornare a casa fedeli a Lui, la nostra vita darà il 100, perché noi diventeremo uno, un unico figlio di Dio, non saremo né nessuno né 100.000 persone che alla fine non sono nulla. Sceglieremo una possibilità, la porteremo fino in fondo, saremo per quella possibilità, per quella passione di vita, un seme caduto a terra che sa morire e consegnarsi alla terra e porterà il 100, una vita di comunione, una vita di fraternità, di appartenenza, una vita che quando anche non sei riconosciuto, nessuno ti potrà togliere il gusto più profondo della vita, il gusto della solidarietà, il gusto della comunione. Fidiamoci di Gesù, ci fa uno e ci donerà il 100. Shema, Shema Israel, Shema, Shema, Shema Israel. Ascolta Israele, ascolta queste mie parole, osserva le leggi del Signore tuo Dio. Ascolta Israele, ascolta queste mie parole. Il Signore è il nostro Dio, il Signore.